anche estremamente appassionante per tutti noi che amiamo il cinema. 10 anni fa sono morti esattamente in questo giorno Antonioni e Bergman. Antonioni viene omaggiato alla fine del festival con il restauro di Blow Up e comunque sono due, diciamo, mi ricordo benissimo, probabilmente anche voi, quel giorno in cui è successa questa cosa così particolare e che in un certo senso ha definitivamente segnato la storia del cinema moderno relativamente a un grandissimo periodo di cinema classico che influenza tutto, perché tutto quello che viene prodotto, fatto, realizzato, amato prende le radici da quello che è successo nei primi decenni del secolo, questo cinema che tutti noi amiamo. E dico questa cosa anche perché secondo me il film che vediamo stasera ha delle radici importanti in quello che già conosciamo, in quello che amiamo, in quello che anche i critici hanno imparato ad analizzare e a capire nel corso di questi decenni. Per il film che vedete stasera, un grandissimo critico italiano, Goffredo Fofi, ha parlato dei fratelli Dardenne e di Bresson. Quindi, senza dirvi nulla del film, però vi vorrei dare soltanto questi due segnali che vi possono probabilmente permettere, così come hanno fatto per Goffredo Fofi, di guardare questo film con un occhio particolare. Vi presento il regista Roberto De Paulis, grazie per l'applauso. Applauso meritatissimo, sei probabilmente molto abituato agli applausi perché è da maggio che mieti successi a partire dalla proiezione a Cannes. Ti lascio il microfono per indicazione che vuoi dare al pubblico, rimandando però la parte importante della conversazione con Roberto De Paulis alla fine del film, e quindi già mentre vedete il film, se avete delle domande, se avete anche delle curiosità, preparatevi, annotatele, perché avrete la possibilità di parlare con Roberto alla fine del film. Sì, intanto io solo ringraziare che siete venuti, perché parlare prima del film non saprei bene che dire. Grazie a Goffredo Fofi per quegli autori così importanti che poi scatenano sempre un po' di ansia da prestazione. Va bene, grazie a Marco per avermi invitato e ci parliamo dopo. Quindi io sono contento, se rimanete e avete voglia, insomma, quella parte del dibattito con il pubblico è sempre, insomma, molto interessante e formativa per me, e quindi spero che ci vediamo dopo e buona visione, grazie ancora di essere qua. Grazie. Roberto De Paulis. E lo estendiamo ai collaboratori con cui hai lavorato questi anni per fare questo film. Vuoi ripeterci i nomi? Vuoi ricordarci chi sono gli attori principali che hanno fatto questo film e i tuoi collaboratori più stretti? Ma gli attori sono Simone Liberati, che è insomma, il ragazzo, la ragazza è Selene Caramazza, e poi la madre della ragazza è Barbara Bubulova, il prete è Stefano Fresi, l'amico di lui è Edoardo Pesce e poi tanti altri. Sì, tutti bravi. Ecco, un applauso, veramente uno dei tanti pregi del... Uno dei tanti pregi del tuo film è sicuramente quello di aver lavorato profondamente con tutte le persone che hanno realizzato il film. Ti propongo una riflessione sulla sceneggiatura, dimmi se sbaglio. Quando ho visto il film ho pensato che il lavoro della sceneggiatura è stato un lavoro... non avevo ancora letto quello che poi tu hai detto, è stato un lavoro lungo. Io ho pensato che questa sceneggiatura fosse miracolosa, nel senso che lavora per sottrazione, cioè non trovi nella sceneggiatura nulla di forzato, nulla di studiato a tavolino, appunto nulla di imposto
dalla creatività di un gruppo di sceneggiatori, che poi c'è, perché ci sono i due sceneggiatori, però in questo film tutto è come se i personaggi e le svolte anche narrative del film emergessero proprio da questa vitalità dei personaggi, che sono poi in balia di una sorta di incapacità di fronteggiare le situazioni della vita, non riescono a fermarsi, non riescono a capire cosa è meglio fare in quel momento, ma sia gli adolescenti che gli adulti, è come se fosse un vortice, e la grandezza del film risiede anche in questa sceneggiatura, che lascia liberi, racconta una storia, allora racconta tante storie in realtà all'interno di un lavoro, però è anche estremamente libera. Volevo sapere se ti ritrovi in questa visione. Sì, mi ritrovo, no? Ma brevemente, per raccontare il lavoro di sceneggiatura, in realtà questo film, come dicevamo anche a cena, è nato da un fatto di cronaca, una cosa che io ho letto qualche anno fa. C'è una ragazza che insomma denuncia due rom, senza sapere i nomi, i cognomi ovviamente, insomma, due rom così, di averla violentata, e il giorno dopo un gruppo di italiani va a vendicarla aggredendo una comunità rom in un campo, e poi il giorno seguente si scopre che lei si è inventata tutto e che era molto cattolica, e quindi insomma, avendo perso lei la virginità con un suo invece fidanzatino italiano, diciamo, dopo si era sentita in colpa e aveva, insomma, per coprire questa cosa aveva appunto accusato due rom di averla violentata. Questo, una volta deciso di provare a fare un film su questo, c'è stato un anno molto caotico nella mia testa, nella testa degli sceneggiatori, perché noi avevamo un po' la presunzione di cercare di risolvere tutto appunto attraverso la nostra immaginazione, quindi stavamo in ufficio davanti ai computer cercando di immaginare questa storia. Poi una mattina io mi sono svegliato e ho detto: ragazzi, intanto noi qua non sappiamo niente delle comunità religiose, niente della periferia, niente dei campi rom, bisogna prendere un po' di coraggio, scegliere un quartiere, andare a conoscere la realtà direttamente. E devo dire, loro erano un po' titubanti all'inizio, perché gli sceneggiatori non sono proprio molto abituati a fare questo, preferiscono stare al sicuro in ufficio e lavorare con la loro testa. Però poi invece piano piano li ho trascinati, quindi abbiamo trovato un quartiere, io sono entrato in una comunità, e poi in realtà dalla realtà è venuto tutto, perché questo anche appunto movimento di cui parlavamo anche a cena, che si chiama Cuori Puri nella realtà, che accompagna i ragazzi al matrimonio cercando di appunto la virginità, la castità, è una cosa che io ho scoperto in una comunità reale di Tor Sapienza, che è un quartiere di Roma, e anche lì poi è nato tutto l'idea di raccontare il personaggio di lui attraverso lo sfratto dei genitori, perché lì io ho assistito a degli sfratti reali di persone che non avevano appunto soldi per pagare la casa, ragazzi che cercano di lavorare, anche quel parcheggio è un posto che poi girando con la macchina io ho semplicemente incontrato sulla mia strada, ci sono entrato, c'era un custode di 25 anni che lavorava lì, che non aveva servizi igienici, che non aveva una copertura quando pioveva, c'era un campo rom che confinava con il suo parcheggio, cioè tutto quel racconto è, diciamo, quasi documentaristico, nel senso che è nato proprio dall'osservazione della realtà. E quindi questo ci ha permesso di scrivere fondamentalmente, perché altrimenti sarebbe stato impossibile. Poi io credo che un altro momento importante è stato quando io ho capito che non dovevamo avere, cioè il film non doveva essere il nostro punto di vista sulla realtà della periferia, della mancanza del lavoro, della precarietà, oppure della religione, ma doveva essere il punto di vista dei due ragazzi, cioè nel senso, il campo rom è visto, i rom sono visti dal suo punto di vista, no? Infatti sono aggressivi, sono violenti, non c'è mai il lato buono dei rom, diciamo, perché noi pensiamo che i rom in fondo sono, non so, dei poverini che hanno bisogno di aiuto, cioè tutto dal punto di vista del ragazzo, che ovviamente ne ha paura di finire come loro, perché fondamentalmente, insomma, si assomigliano molto le realtà che vivono il ragazzo e i rom dall'altra parte della rete. E anche con la religione poi è successo questo, cioè all'inizio doveva essere un film contro la religione, poi in realtà io ho capito che sarebbe stato più interessante che, diciamo, la comunità fosse vista attraverso il punto di vista della ragazza, quindi un posto dove lei è cresciuta, dove sicuramente si sente protetta, dove la madre si sente protetta, e quindi
a questo, diciamo, cioè c'è un contesto positivo in un certo senso, poi sempre con le dovute, con i dovuti limiti, diciamo, però comunque. Quindi insomma è stato molto faticoso. Poi gli sceneggiatori più che altro hanno cercato di organizzare tutto questo materiale, cioè di dare una drammaturgia, di dare una, cioè un senso, ecco, diciamo, però tutto è venuto dalla realtà. E poi questa sceneggiatura è stata buttata, diciamo, nel cestino della spazzatura a giugno, che abbiamo iniziato a girare il film, perché io ero terrorizzato che questi attori si memorizzassero troppo le battute, che nessuno fosse reattivo, sveglio, vivo, che tutti fossero, andassero a imitare un lavoro che noi avevamo fatto precedentemente. E penso che quello è stato anche importante, perché tutti si sono di nuovo sentiti messi in discussione, quindi gli attori hanno dovuto improvvisare, soprattutto i due ragazzi, e intorno anche gli attori più navigati hanno dovuto rispondere, e ognuno ha dovuto fare suo il personaggio durante le prove in una maniera più autentica, più personale, eccetera, eccetera. E questo poi anche dà un po' forse quel senso di freschezza o di vita che dici tu, insomma. Il lavoro di sceneggiatura è stato precedente, poi a un certo punto è stato messo in discussione di nuovo durante le riprese, ecco. Quindi appunto ho letto una tua intervista in cui dici che addirittura Simone Liberati, l'attore che fa Stefano, usciva, cioè l'improvvisazione con lui è stata quasi naturale, perché lui addirittura recitava quando la scena era finita, cioè era una specie di contenimento di un'energia. Beh, sì, perché lui aveva talmente tanta voglia di fare un film da protagonista che quando poi io gli ho detto dai, improvvisiamo, facciamo le prove, eccetera, lui, diciamo, ha preso un po' troppo alla lettera il messaggio, e quindi è successo che ha cambiato molto durante le riprese. Questo ci ha costretto a per esempio tutta la sua aggressività. Era una cosa che nella sceneggiatura era molto meno, cioè quando lui per esempio se la prende con l'amico, se la prende con, cioè in ogni situazione se la prendeva con qualcuno fondamentalmente, però paradossalmente quelle erano le cose più interessanti, che io già avevo capito mentre le facevamo che l'avremmo dovute poi tenere al montaggio. Però questo poi implicava che le scene successive della settimana dopo andavano un po' adattate a quello che lui aveva fatto la settimana prima, e da lì è anche nata per esempio questa macchina a mano che io, a me piace in assoluto, però in questo film era proprio importante, perché altrimenti poi tu semplicemente non avevi l'attore in scena, cioè nel senso che se la macchina fosse stata fissa lui sarebbe andato da un'altra parte e noi non avremmo avuto poi il film eventualmente, o lo avremmo avuto senza il protagonista. Ma quindi lui era veramente molto mobile. Però insomma io sono contento, perché penso che poi quando gli attori possono tirar fuori cose loro, perché si sono identificati con il personaggio a tal punto che si sentono liberi di dargli una vita e anche di mettere le loro cose dentro, insomma anche tu sei stupito, diciamo, perché appunto non è che stai vedendo uno che recita le battute che tu hai scritto per 2 anni, ma stai vedendo uno che le sta stravolgendo completamente, che per me è anche più interessante da regista, diciamo, comunque da uno che sta filmando quello che succede. A proposito della sceneggiatura, mi è parso di capire che l'unica donna nel gruppo di sceneggiatori si sia aggiunta in seguito, Greta Scichitano, perché tu sentivi il bisogno di un punto di vista femminile? Beh, sì. Beh, perché noi eravamo 3 maschi testosteronici un po' tipo aggressivi che scrivevamo il film, e metà del film era una ragazzina di 16 anni, quindi a un certo punto anche là, nonostante io avessi appunto conosciuto tante ragazze della comunità, stretto amicizia con loro, frequentato loro, a un certo punto ho sentito proprio il bisogno che ci fosse una ragazza. Tra l'altro Greta è molto giovane, cioè 24 anni, 23 all'epoca in cui scrivevamo, che un po' desse una svolta al personaggio, soprattutto nel rapporto con la madre. Sono dinamiche che è più facile che una ragazza possa in qualche modo interpretare rispetto. Poi Luca e Carlo sono anche un po' più grandi, hanno quasi 40 anni, io ce n'ho 37, insomma siamo anche un po' più lontani da quel momento della vita là. Quindi sì, no, ma è stato un lavoro molto, molto lungo, ma anche perché poi avevamo difficoltà a produrre il film, e questo è stato un bene paradossalmente, perché dovevamo sempre trovare proposte nuove, insomma quando poi ci sono degli impedimenti uno deve cercare di farli diventare che opportunità. Per esempio il personaggio del ragazzo è venuto fuori dopo 2 anni perché nessuno ci dava i soldi per fare il film solo sulla ragazza, allora io ho pensato forse
serve un personaggio maschile che dia più grinta, più dinamismo alla storia, perché forse è troppo moscia, è troppo chiusa, no? Solo in un personaggio, quindi molte idee sono anche venute fuori dai rifiuti o dalle difficoltà di produzione, cioè di trovare i soldi per farlo. C'è qualche domanda dal pubblico, ci sono dei microfoni in giro, quindi non... Eccomi, sì, buonasera. Io parto dal finale. Questo non finito michelangelesco, mi vorrebbe da dire, almeno a me ha dato questa impressione artistica. Volevo avere qualche così, punto di vista da regista, cioè per la scelta di finirlo in questo modo. Grazie. Sì, no, io volevo finirlo proprio in un'altra maniera, però poi mi è stato impedito dalla produttrice del film, che non c'è qua stasera, ma si chiama Carla Altieri, che è la mia socia, perché io avrei voluto finire il film con lei, che non aveva il coraggio di uscire dalla macchina, diciamo, che quindi nonostante avesse visto lui correre verso, diciamo, la rissa tra gli italiani e i Rom, e il ragazzo Rom, comunque tenesse più a se stessa, più alla sua bugia, insomma, che ha appena detto, più al rapporto con la madre, più a... cioè, diciamo, volevo che lei non avesse il coraggio di perdere tutto quello che poi in effetti perde in questo finale che poi abbiamo scelto, perché lei scendendo dalla macchina poi in qualche modo poi dovrà, insomma, dire quello che è successo. E poi dall'altra parte anche volevo che lui uccidesse questo Rom lì alla rete, o che comunque lo aggredisse, però insomma sembrava finale. Un finale troppo drammatico, ho anche pensato che sì, che forse ci saremmo tutti depressi per i prossimi 5 anni, quindi la produttrice ha avuto questa intuizione di dirmi: perché non provi a pensare in positivo per una volta nella tua vita? E io effettivamente mi sono interrogato su questo e ho... però ecco, non credo che, appunto, come dicevi tu, non credo che sia un finale che risolve, perché insomma entrambi hanno parecchi problemi. E poi questo che dicevamo a cena, trattandosi del primo amore tra virgolette, volevo che fosse la spinta poi più forte, conclusiva del film, quella di volersi in qualche modo rincontrare, toccare, abbracciare, baciare, insomma, rispetto invece al negare questo per rimanere poi chiusi dentro se stessi di nuovo. Poi penso che nel film ci sia un po' il tema della paura dell'altro, del contatto con l'altro, della diversità, della relazione, quindi insomma mi sembrava giusto che alla fine ci fosse invece un movimento un po' più speranzoso. Ecco. Mentre aspettiamo un'altra domanda, volevo chiederti una cosa. Un mese e mezzo fa al Cinema Ritrovato a Bologna c'è stata una prima giornata dedicata a Rossellini, nella quale oltre a Marco Bellocchio c'erano giovani registi italiani, tra cui tu. Quando hai ricevuto questo invito, cosa hai pensato? Il riferimento a Rossellini, appunto, al cinema del passato è qualcosa che ti era familiare o hai dovuto... Pensato che mi dovevo vedere i film di Rossellini per poi andare a parlare. No, un po' li avevo visti, però ho pensato effettivamente, perché poi credo che ognuno veda i film in una maniera che è completamente diversa. Io quando vedo i film non penso... cioè quando è arrivato questo input da Bologna, questa connessione col cinema del reale, è qualcosa che mi ha un po' stupito e che ho dovuto poi un po' indagare prima di andare lì a parlare. Però vedendo tanto cinema diverso, tanti registi diversi, è un po' più trasversale il, cioè, rubare da tante... L'altro giorno stavo con Claudio Giovannesi, che conoscerete, che è il regista di Fiore, eccetera, che giustamente diceva: io a volte mi rubo da Bresson, a volte da Cenerentola, a volte dalle commedie. Quindi è una ricerca trasversale, più che altro credo emotiva, se si cerca ispirazione per fare un film, quindi non è tanto razionale. Quindi poi doverne parlare invece in chiave
più ragionata è anche un po' più difficile. Per fortuna c'era Bertolucci che ha tenuto banco e ci siamo tutti salvati. Certo, perché poi alla fine probabilmente nelle intenzioni degli organizzatori di quella giornata c'era anche un soffermarsi sull'azione della ripresa, sul set e su questa capacità appunto di farsi guidare dalla realtà piuttosto che invece imporsi in maniera... No, ma infatti era interessante perché non mi ricordo se io o qualcun altro, perché a un certo punto Bernardo Bertolucci un po' insomma dirigeva questo incontro insieme a Emiliano Monreale, parlava di Rossellini come di un regista in grado di filmare il presente, che poi è una cosa che può voler dire tantissime cose, e mi pare che io abbia risposto dicendo proprio quello che dicevamo prima, cioè la sceneggiatura è qualcosa che riguarda il passato, almeno per me riguarda il passato, qualcosa che battute o ambientazioni che si sono scritte 5 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, 1 anno fa, che necessariamente devono essere contemporaneizzate, nel senso che l'improvvisazione dà molto la sensazione che sta accadendo qualcosa in quel momento e che non ci sono degli attori che stanno imitando qualcosa che è stato concepito creativamente nel passato, ma lo stanno anche mettendo in discussione per far emergere invece il presente. Ecco, questo è uno degli aspetti, poi ovviamente credo che lì ci si riferisse più al fatto che Rossellini riesce a inquadrare la realtà, come dire, come i grandi registi sanno fare, che anzi la riescono quasi a predire in qualche modo, cioè ad anticipare, come quando Nanni Moretti ha fatto Abemus Papam e poi dopo 6 mesi Ratzinger si è dimesso, per esempio. Però là ci vuole proprio un grande intuito storico, come qualcuno che sa del mondo molto più di me e dei miei amici giovani che stavano lì a Bologna, credo. Oh, sì, sono sempre io. Un altro feedback, qualche parola nella scelta della Bobulova nella parte della madre della ragazza, cioè come sei arrivato a lei piuttosto che ad un'altra attrice? Ma perché lei mi sembra molto, cioè perché insomma io ho un po' il problema che avendo fatto molte prove con questi 2 ragazzi prima di chiudere il casting avevo impostato un po' il lavoro con loro, come dicevamo prima, molto sulla spontaneità e sull'improvvisazione, avevo paura che inserire degli attori invece che volevano lavorare in maniera più tradizionale dentro avrebbe creato anche in qualche modo un distacco tra 2 modi diversi di recitare. Invece quando ho incontrato Barbara, lei mi ha detto che insomma avrebbe amato lavorare in quella maniera lì, partendo già da un talento credo che insomma si esprima di base sempre in maniera molto naturale, quindi insomma, la mia preoccupazione era cercare degli attori che si potessero connettere con quella spontaneità. Anche Stefano Fresi, che fa il prete, è un attore che ha proprio la corda della spontaneità sempre, e anche Edoardo Pesce in fondo, quindi siamo stati fortunati a trovare attori che erano disposti a mettersi in gioco con l'improvvisazione nonostante la tecnica, nonostante l'esperienza, eccetera eccetera. E poi anche io chiedevo a ognuno di loro, poi abbiamo avuto nella preparazione, sviluppato dei rapporti personali, perché io volevo un po' capire loro anche come erano fatti. Per esempio Edoardo Pesce ha messo moltissimo del suo personaggio, di chi è lui dentro questo personaggio, e Barbara è una donna anche abbastanza dura, diciamo, anche molto dolce, però tutta quella durezza che ha tirato fuori anche sua un po' della sua persona, cioè quella scena in macchina che non so se vi ricordate, quando lei, la ragazzina, chiede posso avere il telefono, lei dice di no, e quella mattina noi siamo andati a girare questa scena e Barbara è arrivata da me tipo alle 8 del mattino disperata dicendo questo personaggio, sta madre è terribile, non so che fare, c'ho gli incubi tutta la notte. Ha detto, beh, senti, allora tranquilla, fai questa scena, falla più dolce, cioè lei ti chiede il telefono, tu digli amore, guarda, non te lo posso ridare, mi dispiace, non è il caso, non è il momento, sii dolce, così gli diamo una sfumatura anche diversa, cerca di stare tranquilla. C'è cazzione, lei tipo, mamma posso vedere il telefono? No, non puoi vedere il telefono, cioè, insomma, ed è stata l'aggredita, l'hai fatto stop, scusa Barbara, c'è avuto gli incubi, sei appena arrivata, mi ha detto che
falla più dolce, falla più tranquilla, cioè, nel senso, cerca di capire che lei ti chiede il telefono, cioè, avrà le sue ragioni, azione, insomma, era sempre stata più... Quindi evidentemente in qualche modo scaricava anche questa frustrazione per interpretare questo ruolo che le dava fastidio. Insomma, ci sono poi delle alchimie strane tra le sensazioni che hanno gli attori, mi sembra, che magari sono personali, riguardano proprio il fatto che il personaggio non gli piace o non le piace, come in questo caso, però tirano fuori la rabbia. Comunque, insomma, in ogni caso lei è stata anche molto generosa, ecco, diciamo, perché effettivamente è un personaggio che sulla carta era abbastanza complicato anche da accettare come ruolo, ecco, credo. Sì, il film mi ha molto angosciato, dico la verità, ma un po' come mi ha angosciato, forse era l'età, mi ha angosciato anche la ragazza del mondo, lì c'era i testimoni di Geova, quando vedo la religione così opprimente, forse ricordo la mia infanzia quando... E quindi mi ha molto angosciato. L'avere angosciato è anche la dimostrazione che il film è molto... mi ha coinvolto, ecco, in qualche modo. Però mi ha anche colpito quello che tu dicevi rispetto al finale. Pensavo un finale e ne ho fatto un altro. Beh, c'è una bella differenza. Cioè, nel senso che il tuo finale naturalmente corrispondeva a quello che tu pensi, non so, della vita, del mondo, della... Allora, discutendo con la tua produttrice, no, beh, facciamo un... Non lo dico nel senso che questo finale, che secondo me non c'entra niente Michelangelo, non so cosa c'entra Michelangelo con... ma comunque, insomma, però questo finale in qualche modo dà una direzione e mi chiedevo in che misura si rapporta a tutto il film, perché il finale non è una cosa aggiunta... Mi colpisce perché anche nella ragazza del mondo c'è un finale che in qualche modo media rispetto a due posizioni opposte tra di loro. E infine, Foti citava Bresson. Ora, Bresson secondo me c'entra assai poco, più in Verdun, posso... anche perché tu mi dicevi che voi improvvisavate molto, no? Mentre, come tu sai, Bresson ai suoi attori di far ripetere le battute in un modo così, con una memoria talmente rigida, proprio perché per lui il parlare degli attori deve avere quell'automatismo di quando noi parliamo nella vita. Ok, no, io a Bresson infatti non ho, in realtà non l'ho mai, insomma, non è mai stato un riferimento per questo film. Comunque sul finale io sono d'accordo, soprattutto sono d'accordo che se un film può finire in entrambi i modi, voglio dire in modi così contrastanti, opposti, forse c'è un problema che uno non ha capito che cosa è successo durante il film, cioè... Se lui aggredisce lo zingaro, il ragazzo Rom, e lei non esce dalla macchina, vuol dire che hanno fatto un percorso di una spirale negativa verso l'inferno. Se invece poi si ritrovano, evidentemente hanno abbandonato delle zavorre, sono in qualche modo pronti almeno a provare ad uscire da sé per incontrare l'altro, quindi un percorso diametralmente opposto. Forse io durante il film mi sono talmente tanto affezionato a questi due ragazzi, soprattutto perché il Simone, che all'inizio anche durante i provini si è presentato come un po' con la corazza del coatto, insomma, perché lui comunque è un ragazzo di periferia nonostante abbia fatto la scuola, la volontà, eccetera. Poi durante le riprese ha tirato fuori una dolcezza, insomma, una vulnerabilità. E soprattutto le scene tra di loro sono molto molto cresciute durante le riprese, durante le prove, cioè tutte quelle scene, anche la scena a letto, quando loro si guardano,
rivedendole mi dava proprio, cioè mi è arrivata proprio la sensazione che questi due si fossero un po' innamorati o che comunque avessero trovato qualcosa di prezioso, e quindi alla fine diciamo che sono scivolato un po' verso, anche perché mi sembrava che entrambi avessero un po' perso tutto quello che avevano, cioè lui ha perso il lavoro, ha perso anche forse quel passato con quel suo amico, perché poi alla fine l'amico lo tratta talmente tanto male che anche quella fascinazione che lui provava nei confronti di quel mondo un po' al limite della criminalità o non al limite, lo perde, perché c'è quella scena in cui insomma quello là lo tratta talmente male. Poi anche con i genitori molte cose cambiano, lei sicuramente ha perso quella fede forse non autentica che aveva, non ne ha trovata un'altra, sicuramente ha perso la fiducia nella madre. Quindi mi sembrava che ci fossero i presupposti per una perdita di certezze tale che potesse creare i presupposti almeno di un'illusione di incontro, ecco. E poi veramente io penso che se il film fosse finito in un altro modo mi sarei anche io molto suicidato, perché poi lavorare 5 anni su un film e finirlo con lei che rimane nella macchina e con lui che aggredisce barra uccide il ragazzo rom, era troppo deprimente. So che non è una spiegazione all'altezza, ma è la verità. Così sembra più originale questo finale, mi sembra più originale, perché quell'altro sarebbe stato anche piuttosto scontato, di un naturalismo, di un neorealismo, di un pessimismo già visto 1000 volte. Invece questo finale mi sembra più originale, assolutamente. Grazie. Ma, tra le cose originali del film, perché secondo me emerge una cosa generale, cioè il tuo film ricorda alcuni film già visti, alcune situazioni già viste, però poi in realtà sono tutte, ci sono tanti elementi di discontinuità, appunto la sceneggiatura, l'improvvisazione, il finale, e ce n'è anche un altro di cui non abbiamo ancora parlato secondo me, cioè i luoghi. E penso che questa capacità tua di caratterizzare questi pochi luoghi alla fine in cui si svolge il film, cioè sembra uno scenario vasto, ma in realtà c'è il parcheggio, c'è la casa, c'è il bar, ci sono alcuni nuclei che sono che lasciano un'impressione molto forte, in me l'hanno lasciata. E mi chiedo, probabilmente questo viene anche dal tuo, dalla tua attività di fotografo, oppure un altro elemento che metterei sul tavolo è il fatto che uno dei tuoi cortometraggi che sono andati a Venezia lavora molto anche sul tema della città, del paesaggio urbano, che in qualche modo diventa protagonista insieme alle vicende che racconti in quei corti e anche in Cuori Puri. No, in realtà sì, io penso più che altro è il fatto che questo quartiere lo conoscevamo molto bene, perché come ti dicevo l'avevamo scelto, perché poi la cosa strana è stata che quando io ho pensato che questo fosse il quartiere giusto dove ambientare la ricerca e poi il film, eccetera, eccetera, casualmente dopo 3 giorni è successo che una ragazza di quel quartiere è tornata al centro del quartiere da un parchetto lì vicino dicendo che era stata violentata da 3 rumeni. E dei ragazzi del quartiere, il suo fidanzato ed altri, hanno organizzato un gruppo di 200 persone e per vendicarla sono andati ad aggredire un centro di rifugiati nordafricani. E allora io stavo lì e dicevo, ma com'è possibile? Tanto lei non era stata violentata, cioè era stata spinta in un parchetto, ma aveva detto erano rumeni. E invece questi qua, per contro, dopo 4 ore hanno organizzato un gruppo di 200 persone e sono andati ad attaccare i nordafricani. Quindi ho pensato, vedi, abbiamo fatto bene a scegliere questo quartiere perché è talmente incomprensibile quello che è appena successo, cerchiamo appunto di capire che cosa. Quindi in realtà questi rapporti sono tutti, per esempio gli amici di lui, sono tutti veri ragazzi che stanno lì nel quartiere. Tutte le ragazzine, i ragazzini della comunità sono i veri ragazzini della comunità. Quindi poi tanti non professionisti, cioè abitanti del quartiere, si sono mischiati poi al cast del film
E comunque noi non eravamo un corpo alieno che stava lì, ma eravamo ormai a quel punto completamente amalgamati con la realtà. Questo è anche il motivo per cui non ci sono quello, come si chiamano, established shot, o come si chiamano in italiano, cioè i grandi totali che descrivono l'ambiente, cioè che di solito uno può pensare di fare un'immagine molto larga che dice guarda stiamo qua, ma noi eravamo talmente, io ero talmente familiare con questo luogo che non mi sembrava necessario per me, ed ero anche un po' preoccupato perché a un certo punto ho pensato magari chi vedrà questo film non capirà più niente di dove sta uno, dove sta un altro, però io ero talmente entrato lì dentro che non mi sono posto il problema di coordinare lo spazio, di contestualizzare. Quindi penso che questo sia stato principalmente. Poi in realtà il lavoro di fotografo credo che sia invece qualcosa che a un certo punto è bene liberarsi di quell'estetica, cioè questo credo sia un film che un po' si emancipa dal problema dell'inquadratura, appunto anche perché non è che c'era tanto modo di fare inquadrature, anche con il tempo che manca, con gli attori che improvvisano, insomma con la macchina a spalla si privilegia diciamo un po' quello che succede rispetto anche le luci, non le abbiamo mai messe, erano sempre luci naturali perché anche lì avevo paura che gli attori poi non avrebbero beccato la luce, ma fossero, ma magari andavano da un'altra parte, eccetera. Quindi la ricerca estetica è stata quasi zero, diciamo. C'è ancora qualche domanda, qualche curiosità? Qualche critica? Che pomodoro che ci vuole tirare? Va bene, allora io penso che il Festival, il Comune abbiano pensato a un omaggio per te. Ecco. Esatto, con l'augurio che tu possa sviluppare presto un nuovo progetto e, sì, vediamo. E tornare presto qua a presentarlo a Bobbio. Grazie mille, grazie mille.